salgono sul podio della settimana l'ETF di Lyxor, composto dalle maggiori società quotate sul mercato. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF emesso da Lyxor, che riflette la performance delle azioni più capitalizzate appartenenti al settore dei servizi di pubblica utilità, e l'ETF gestito da Lyxor, composto dalle blue chips del mercato azionario. Mostrano volumi elevati l'ETF emesso da iShares, che replica Fione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,19. Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Leading Indicator, dell'indice FHFA dei prezzi delle case e del PIL. È previsto ancora questo pomeriggio dall'Unione Europea l'annuncio del Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.407 punti.